Signori, buongiorno, anzi buon pranzo perché è già mezzogiorno passato. Oggi andiamo di Barberia Bottega Verde. È buonissima. Questo è il secondo sapone che uno l'ho già finito, questo inizio, quello nuovo. Secondo, mi ci trovo molto bene, insomma, per una dattatura leggera non riesco, vedete? Nella sua vaschetta in plastica, quindi non va in contatto con l'alluminio perché sapete che poi l'alluminio col tempo inizia a fare il fiore e va a rovinare il sapone, mentre così, bene o male, già più ecco qua. Sì, insomma, poi lo aggiusterò, vabbè. E con questa andremo a utilizzare il suo dopobarba, è già a metà, anche questo è secondo. Mentre questo l'ho utilizzato 2 o 3 volte ancora quasi pieno, il suo balsamo, ma ne ho altri 7-8 di balsami della Bottega Verde. Abbiamo già messo un goccino d'acqua nel suo sapone che l'ho grattugiato ciotolino in ceramica. Non mi piacciono le alette, ma ci sono. Come sapete, pennello, oggi devo utilizzare The Duke della Simpson, eccolo qua. Piccolo piccolo, un nodo molto piccolo, non so esattamente che misura è, ma bah, mi sembra un 20, ma forse no neanche. Piccolo, molto piccolo. Infatti ci sta malapena nella mano. E come rasoio oggi un Rockwell regolabile, eccolo qua, la sua esposizione. Ho messo una piastra 1, non l'ho mai provata 1, voglio vedere come va 1. Proviamo. Anche perché ho una barba proprio corta e mi preparo per domenica che abbiamo un gemellaggio con un prodotto Estro, il nostro caro amico Donato. Sì, piastra, vedete, c'è qua, numero 1 sulla mia sinistra. La metto, ho inserito una straverde, serve ancora quella dell'altra volta. Dunque, allora andiamo a iniziare, come si dice, questo leggero montaggio. Andiamo a dare una scorrita al sapone, cioè sì, al sapone, al pennello, scusate. Saluto che ho dimenticato l'altra volta un errore imperdonabile la mia mascotte, caro Tommaso, ciao Tommaso, penso che quest'ora sarai a casa se non sbaglio. Comunque, ben rientrato e buon pranzo. Io devo aspettare almeno fino alle 2 se tutto va bene. Saluto il mio Claudio, mio caro amico Claudio Moscato con Lorenzo e tutta la sua famiglia, carissimi. Oggi ci dovremo vedere con Claudio se tutto va bene. Ma come viene? Poi i miei due frati, Marco e Michele Ponente, il mio carissimo amico Giovanni Danza. Vabbè, poi Alessio Herrera, Paolo, Paolo Formigiano, Ivan Vargio, carissimo. E poi ho i due cari amici che sono rientrati da Rio, normali, Tanuzzo e Gaetano. Ciao Tanuzzo, ciao Gaetano, tutto bene? Sì, abbiamo ripreso la solita vita. Sono due playboy quelli lì, sono andati a Rio, ma le hanno combinate, tutte le donne ai loro piedi. Basta che questo video non lo sente la vostra moglie, se no. Anche perché si sono chiesti, ma dove sono andati quei due birbanti senza sapere che erano andati a Rio Vita al Carnevale, no? Ecco tutte quelle ballerine. Saluto il mio caro amico Donato, ciao Donato! Donato Ciniello. Non so se c'era anche lui, no? Non credo che lui sia andato là anche perché insomma alcune storie non può. Vado a bagnare le punte. Ecco qua. Sto facendo un leggero montaggio. Con questa ciotola si è costretto a fare un montaggio. Più è grossa e più vengono i montaggi. Sono le alette che non mi piacciono. Per prendere il sapone, poi alla fine va a finire che lo monti. Invece se fosse bello liscio, non c'è sto problema. Qua non ti si va a incastrare il sapone. Insomma. Ok, dai, andiamoci a bagnare il viso. La nostra bottiglietta di Estro. Stavo dicendo, Gaetano e Tanuzzo erano partiti per Rio, Brasile. E insomma sono andati a fare un po' i birichini, no?
però insomma c'era il carnevale normale. Adesso sono rientrati che hanno dovuto iniziare a lavorare e niente, sono venuti sì, insomma là, tutte quelle ballerine che c'era, tritriti tra e voglia. Ok, c'è Breschino, da notare la maglietta, barberia Bottega Verde. Andiamo con il nostro piccolo Simpson, The Duke, vediamo, ma piccolo piccolo. La fragranza già comincia a uscire fuori, che è molto molto buona. Piccolino, ma il suo lavoro lo fa. Bene, bene, bene. Sì. Saluto il carissimo Andrea Tarenzi. Ah, buono, un bel... E questo sapone è a base di olio d'oliva, della cascina... non me lo ricordo. Per cui a terzo mia di ecco no, non... cascina oh, non mi viene in mente . Oggi sono stato in giro un po', alcuni controlli abbiamo fatto, meno da parte mia, andiamo a bagnare un po' le punte. Sono dovuto andare a prenotare alcuni controlli, che ieri sono andato a fare la visita del mio piccolo defibrillatore, che dovremmo cambiare anche le batterie, ma ci vuole ancora sul tempo. Poi devo fare alcuni analisi perché cambiamo la terapia e vediamo. Ma sì, dai, ogni tanto qualche terapia nuova, bagniamo le punte, ci vuole. Che gusto c'è. Beh, insomma, il cuore è lì, di quello che ne rimane di cuore, si è accorciato un altro po', e va bene, dai, finché batte. Il problema è quando non batterà più, che ridere. Godiamoci la vita, quello che ci rimane, dai. Bella, bella, bella. Ora, voglio proprio curioso di sapere, cioè tanti dicono che col Rockwell PS1 non taglia niente, e vediamo, è delicatissimo. Poi avrei da provare un altro rasoio che mi è arrivato dalla Cina con furore, c'è la testina tutta aperta, diciamo, poi sì, vabbè, la prossima volta ve lo farò vedere. Domenica invece che rasoio uso? Bagniamo un po' le punte. Domenica avrei intenzione di usare magari lo Chavette, ma sì, o solo un altro DE, sempre delicato, magari userò proprio il Benz, eh? Ma poi avrei tanti saponi da provare, di solo che mi sono arrivati e non ho ancora messi fuori. Tra l'altro ho usato la Pesca, quella fantastica. Delle mie parti di Enna, cioè esattamente le un forte, delle parti della moglie del Donato, oh dai, siamo così, non ci vedo niente, senza occhiali. La crema è venuta bellissima, bella bella bella. Oggi contro il malocchio, occhio per occhio, abbiamo l'asciugamano rosso, bellissimo, mi piace, bello spugnoso. Sa, una scaldatina al rasoietto, eccolo qua, piastra 1, astra verde. Sembra una carezza nella sera. Quella carezza la sera. Bellissimo, dà una sensazione veramente bella. Proprio bella, bella, bella. Scivola che non meraviglia. Mi piace.
Devo mettere gli occhiali perché non sto vedendo niente. Dunque. Bello, bello, bello. Proprio un rasoio molto molto piastro, uno è delicatissimo. Poi vabbè, l'astra verde è già di suo che... Cosa volete mai? Andiamo a togliere via un po' di sapone, così vediamo. È venuto proprio quelle mega rasaturine molto delicate. Sì. Andiamoci a dare una bella idratata. Comunque per uno è fin troppo, ma va più che bene. Per il conto mio va bene. Ok, idratata, l'abbiamo idratata. Il nostro bel viso c'è freschino. Andiamo con l'ultimo goccio di sapone. Vediamo le punte. Il pennello è un'altra bella piuma, Silver Tip, The Duke, per il pizzetto va bene. Bagniamo le punte, andiamo a fare un altro leggero prelievo che c'è ancora un po' di sapone. Prelievo. Vedete, il brutto della retta è questo, che sei costretto a fare un montaggio, diciamo, ecco, non riesci a prelevarlo bene. L'unica sono le ciotoline, quelle belle piatte. Come mi piacciono da matti, perché non fai nessun montaggio, fai il tuo bel prelievo, incorpori nel pennello, però vabbè, ciotolina carina, simpatica, azzurro come l'acqua, come il mare. Bello. Inco Gudanda, come si diceva a Piacenza, Gudanda, insomma corsa, ecco qua, è una bella bella crema, forse, beh, sì, penso che una piastra 2. Ma anche 3, 2, 3 è l'ideale, forse la 2, sì. La 3 è molto molto... Saluto il mio amico caro Mario, Peter Redi, non stavo dimenticando, scusa Mario. Come adoro fare il montaggio, questo sapone è bello, morbidoso. Ma poi la fragranza che sprigiona, tipo proprio terroso, no? Sembra di essere quando andavamo a raccogliere le olive, nel 60 eravamo, sì, 61-60, in Puglia.
veramente fantastico. Eravamo in Puglia lì a vicino Bari, come si chiama quel paesino, non me lo ricordo più, che c'era tante olive, cavolo, ah, Udine, ecco, non mi ricordavo più. Eravamo lì a Udine, vicino a Bari, mamma mia quante olive che c'erano, quante piante, voglio dire. E le raccoglievamo, andavamo su con il martello pneumatico in modo che si scuoteva la pianta e le olive cadevano e noi con la rete le prendevamo. Sì, mettevamo la rete per terra, il martello pneumatico contro la pianta. Il brutto è che ogni volta che raccoglievamo le olive, una pianta in meno. Poi col martello per far tremare la pianta, poi alla fine volava giù la pianta. Si andava un po' troppo forte. Secondo me, bene, sta asciugando, rosso, rosso fuoco, accende la passione della rasatura, magari una volta anche degli idoni, ma ormai la sua dignità vece, questo mi poi guarda chi la urla, ta, dunza, bello, bello, la lama si sente a malapena. Guardate il sapone come rimane bello attaccato, proprio bilanciato giusto, compatto, bello idratato. Cosa si chiede di più? Ma questa è una gran bella rasatura, bellissima, non pensavo, l'uno, cavoli, troppo troppo bella, mi piace, delicatissimo, si sente come una carezza, portare via, portato via, una bella coppiata, estra verde, piastra 1, domenica utilizzeremo il Benz, manico in acciaio, facciamo tutto l'arredo completo, pannello estro e via così. Ok, andiamoci a togliere via il sapone, rasatura quasi conclusa. Metto occhiali, non vedo quasi più niente. Prima per ormai un po' ci vedevo. Questo faccio veramente fatica. Boh. Andiamo a dare l'ultima ripulita. Bottega verde, non sarà il top, ma mi ha dato una bella rasatura, molto delicata, rilassante. Il rasoio è stato ancora più delicato con la straverde in seconda rasatura o terza, non mi ricordo neanche più. Bello. Oh, buono, asciugata, veloce, tamponatina, la pelle l'ha lasciata molto morbida, non ho il BBS, quello no, perché con la piastra 1,
merita. Andiamoci a dare il suo dopobarba, poi gli daremo un goccio di balsamo. Ok. Bruciori zero, anche perché con questa piastra qua che bruciori si vuole avere, ma la crema idratante gliela do perché non ho il desiderio, perché mi piace, gliela do, ma che ne abbia bisogno no, però sai, gliela diamo. Ah, bella, la fragranza, non dico che ha riempito il bagno, ma quasi. Se gli do una gittatina ugualmente. Che si fa? È da molto che non lo utilizzavo, eh. Bella, massiccia. Bellissimo. Ragazzuoli, lasatura conclusa. Saluto a tutti gli amici. Saluto in particolare Danilo, che si è appena, diciamo, affacciato in questo mondo qua. Danilo carissimo, Danilo, shaving, del genere. Bravo ragazzo. Ok, io do appuntamento, non lo so, domenica mattina ho parenti in casa, per cui boh, comunque prima di sera spero di fare il video, tutto quanto, ho detto, prodotti estro, e poi vi dirò che sapone, quello ve lo dirò domenica, metterò la locandina. Ok. 22 minuti, signori, rasatura conclusa. Vi auguro un buon venerdì, un buon sabato per domani e buona domenica per domenica. Ciao a tutti, e come dice Andrea Terenzi, fate i bravi.